Come fa una PMI a finanziarsi? Come fa una piccola azienda italiana, magari leader nel settore dell'industria o della robotica, a competere sui mercati internazionali con grandissimi player? Nel solo 2018 sono stati investiti ben 10 miliardi di euro in Italia da parte di fondi di private equity su PMI italiane nei settori food, industriale, robotica, ceramica, farmaceutica, insomma in tantissimi settori. Ma chi sono questi fondi di private equity e perché sono per le aziende di piccole, medio o grandi dimensioni una valida alternativa al canale bancario? Bene, i fondi di private equity sono delle società di gestione del risparmio che raccolgono fondi da i cosiddetti limited partners, quindi banche, assicurazioni, fondi pensione, fondi di fondi, family office, privati, che vogliono appunto diversificare il proprio portafoglio investimenti e affidare in gestione a questi fondi di private equity, il quale a loro volta li reinvestono e fanno appunto un'attività di investimento nel capitale di rischio di imprese solitamente non quotate, che sono appunto in questo caso, declinandolo sul mercato italiano, delle piccole e medie imprese che magari sono poco capitalizzate o comunque sono sottodimensionate rispetto ai player europei e internazionali e hanno bisogno di capitale per crescere. E qual è un altro vantaggio del private equity? Bene, non è solo il capitale come molti possono pensare. Quello che un imprenditore, diciamo, di proprietario di un'azienda riconosce, diciamo, in un private equity è quello di avere a disposizione anche, soprattutto, un know-how strategico per competere sui mercati internazionali e anche tutta una questione di network, di contatti che possono supportare il business nella crescita. Una cosa molto molto importante da dire sui fondi di private equity è che non sono investitori eterni e né investitori permanenti. Sono investitori che mantengono la loro partecipazione, in gergo holding period, per un periodo, diciamo, limitato di tempo. Solitamente sono 5 anni, ma possono esserne in alcuni casi 7, in alcuni casi 3, dipende, solitamente sono 5 anni. Al che loro escono rivendendo la loro partecipazione a un altro fondo, a un'altra azienda del settore, e fanno appunto la cosiddetta exit. Se avete domande più specifiche, magari argomenti che volete trattare sul private equity, scrivetelo nei commenti oppure seguitemi sul mio canale YouTube e sulla mia pagina LinkedIn. Ci vediamo nel prossimo video.